Quella lì. Sono abbastanza stanco. Sono anche abbastanza sozzo. Perché? Perché ho lavato tutta la macchina. Adesso ho finito di lavarla qua dietro, perché va tutta risanata e riverniciata. Di nero, tutto in nero. Mi spiace che sono saltati via gli adesivi degli ammortizzatori, perché sono Magneti Marelli italiani e sono caricati a gas. Sono a gas gli ammortizzatori dietro. Non sono male. Questi qua. Vabbè, l'ho lavata meglio che potevo. Purtroppo non viene pulita come voglio io, perché? Perché qua nelle Filippine non esiste Chantecler. Io uso lo Chantecler e ritengo che sia uno dei, il miglior prodotto che esista. Economico, economico, pulisce veloce, pulisce facile. È bella storia. Comunque pulita lì. È pulita anche tutto l'anteriore, pronto da riverniciare anche lui. Questi verranno sostituiti perché sono rotti, sono sparati e niente, per ora così. Dunque, ho visto che c'era un po' di ruggine, allora sono andato dentro con il sensibile, l'ho risanato un po' dalla ruggine. C'era una tonnellata di stucco, mamma mia quanto cazzo di stucco che c'è addosso sta macchina. Anche qui e qui molto stucco. Adesso gli do su questo prodotto qua italiano, che è un convertitore di ruggine, di ruggine, e dopo lo lascio asciugare un attimo, poi mi sbrucio tutto il nero. Dunque, dopo aver grattato ho verniciato. Questo è il risultato. Questa parte non l'ho verniciata perché la devo eliminare. Direi che va bene così. Però lì, raga, sono 2/3 giorni che non faccio video, perché intanto sono stato preso dai lavori sulla macchina e poi anche perché ho avuto altro da fare, non avevo tempo. Dunque, gli aggiornamenti sulla macchina sono questi. Ho interamente verniciato tutta la parte sottostante dell'auto, anche i parafanghi di colore nero. Un'altra cosa che non avete ancora visto è che è stato smontato tutto l'anteriore, riverniciato, ed è stata tagliata l'auto. Perché? Perché essendo un Baja, potendo fare off-road, chiaramente il muso batterebbe, picchierebbe, quindi è stata accorciata, tagliata. Verranno tagliati anche i parafanghi, più o meno come si vede qua, verranno accorciati in questa maniera. Avrà un aspetto molto più aggressivo, molto più sportivo secondo me, e comunque più da fuoristrada. Qua dovrò chiudere con una lamiera la parte mancante e metterò dei tubi da qui a qui, una X o qualcosa del genere di rinforzo, perché è la lamierina, non si usa come niente. I cerchi sono ancora lì abbandonati per il momento. Le ruote, queste qua non le userò più chiaramente, perché verranno montati nuovi tamburi della versione precedente, la vecchia versione, che sono questi che li ho portati qua da un tornitore e li ho fatti tornire
questo lavoro. Ottimo, perfetto, un lavoro davvero ottimo. Mi è costato circa, tradotto in euro, circa 64 euro. In questi giorni provvederemo a ripristinare tutto l'impianto frenante e montare questi tamburi qua, i freni. Internamente ho fatto delle saldature tipo qua, lì devo finire, ci sono dei bei buconi. Ho scoperto che ci sono dei grossi buchi, è un po' marcia, sono per fortuna solamente lì. Qua, beh, qua ci sono le nuove valvette a cannone. Qua dove c'è la pompa del freno ho saldato delle rondelle, perché la lamiera è stata un po' mangiata dall'olio dei freni. Lì è stata saldata perché era spezzata, l'ho saldata. E finito quel lavoro lì dovrò saldare lì, perché ci sono dei buchi che ho fatto quando ho tagliato con il plasma. Quando ho tagliato con il plasma sono andato leggermente all'interno da questa parte qua, quindi andrà saldata. Ho verniciato le pedaliere, la pompa del freno, ho verniciato la pedaliera tutta e l'ho anche saldata in questo punto qua perché era molto consumata ed è il pedale della frizione. Ho verniciato la pompa dei freni. Quindi non manca molto che il motore verrà reinserito. Il motore per ora è qua così abbandonato, perché c'è tutti i lavori da fare. Quella è la vecchia marmitta, qua tutti i pezzi, qua l'anteriore che ho tagliato. No, scusate, questo è il posteriore che ho tagliato, mentre questo è l'anteriore che ho tagliato. E questi sono gli aggiornamenti più importanti finora sull'auto. È duro lavorare qua perché c'è una temperatura di 37-40 gradi, non tira un filo d'aria. Bella lì raga, sono a Manila, sto fumando illegalmente. Siamo venuti a prendere il mio serbatoio, poi lui ha delle cose da fare. Dentro quella cosa marrone lì c'è il mio serbatoio qua dentro. Nuovo. Un cazzo, non ho fatto il video prima perché ero scazzato. Poi vabbè, chiacchieravamo, eccetera. Sua moglie ha preso anche una torta di cocco. Cocco pie. Cucco pie. Buonissima, buona. C'è dentro proprio le fette di cocco. Ma non è il cocco quello che mangiate voi in Italia e che io non mangiavo, perché da noi è come il legno, qua è tenero, è come una bistecca, cioè è sofficissimo al morso, proprio è tenero, si scioglie in bocca. E poi c'è tutto una cremina, una salsa eccetera fatta con la col latte di cocco. Buonissima, calda, te la danno calda. Tra l'altro lei si è fermata proprio dove costa un botto e ha preso proprio la migliore che c'è nelle Filippine. La puoi prendere solo lì, la migliore, da Cecilia's Cucco Pie. Io sto fumando per strada illegalmente, mi beccano, mi danno 50 euro di multa. Alla seconda volta mi rimandano in Italia. No, vabbè. 50 euro di multa? No, sono 65 euro di multa adesso. E tra l'altro non ho neanche sulla mascherina. Proprio illegale al 200% oggi. Oh, sto fumando, pezzo vuoi. Qua loro sono in un ufficio che c'è qua vicino. Ma magari vendono anche le birrette, non lo so se vendono la birretta. Sarei tentato di chiedere, ma c'è la macchina qua che è aperta, sto qua. Non mi muovo, poi sto fumando. Finish? Fast? What? Vabbè, sono arrivati. Ciao. Torniamo
Arian. Dopo 3 ore di traffico siamo riusciti a uscire da Manila. Siamo in autostrada, siamo fermati qua a mangiare qualcosa al McDonald's. Oh, sono stanco a non fare un cazzo.